Fatturato in crescita per Confartigianato e imprese Lecco. Positivo non è solo il bilancio economico, ma anche quello sociale. Abbiamo raggiunto un pochino tutti i territori, tutti gli associati. I nostri artigiani ci dicono che il loro mercato è progredito, noi li stiamo aiutando e vogliamo continuare ad aiutarli con i nuovi servizi e nuovi progetti che sicuramente andranno in porto da gennaio in poi. Noi siamo qui per aiutarli, la nostra intelligenza artigiana, la nostra campagna di tesseramento nuova vuole dare proprio slancio al nuovo, al futuro che ci sta assolutamente accompagnando i nuovi orizzonti. Che cosa è stato fatto? Quali sono le prospettive? Abbiamo sicuramente lavorato tanto sull'ingaggio e la collaborazione dei nostri imprenditori che hanno partecipato attivamente alla vita associativa di Confartigianato Lecco, con oltre 68 direttivi di categoria che hanno visto la partecipazione di oltre 300 imprenditori. Questo è un dato fondamentale. Siamo ripartiti con la rivitalizzazione delle zone, con i direttivi anche questi molto partecipati e con un percorso delle eccellenze artigiane. Abbiamo dei riscontri molto positivi su quelli che sono i servizi per l'assistenza dei bandi, dove abbiamo raggiunto sia un grosso numero di imprese associate e anche con riscontri economici molto importanti per le imprese stesse, che hanno potuto percepire oltre 3 milioni e mezzo di contributi di finanza agevolata. Altro settore particolarmente in crescita è il servizio energia, dove grazie alla nostra affiliazione al consorzio di Confartigianato Cempi abbiamo raggiunto migliaia di punti di prelievo sia a livello del domestico che a livello delle imprese, intendendo quindi essere di assistenza sia agli imprenditori artigiani ma anche a chi lavora nelle imprese artigiane, in modo particolare imprenditori e dipendenti e le rispettive famiglie. Sempre sul servizio energia abbiamo avuto dei risultati molto importanti a livello di assistenza per quel che riguarda le attività di computo dei bonus energia predisposti dalle autorità governative.